interessante, sia quello più attento del sovrano che quello con la delegazione che abbiamo fatto ieri, che era una giornata, e quello completato Montenegro, che è uno dei tanti gioielli di arte di civiltà che la giornata contiene. The extended meetings with our delegations were very fruitful. Sì, sarà un'emozione per uno dei capisaldi della civiltà del mondo. It will be very exciting, yes. It's of course one of the mainstays of the world's art and culture. Compare notes as we were talking earlier so that we can push this very strong and very deep media affair and to have you in Jordan. We've discussed a number of issues of mutual interest and agreement, as His Excellency the President said it again and again. We share a vision of the future, we share a vision of the world, and we share La ringrazio molto, signor Primo Ministro. Io sono lietissimo di incontrarla insieme al Ministro degli Esteri, all'Ambasciatore, al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e alla delegazione che mi accompagna. E sono grato a Re Abdullah per l'invito che mi ha fatto per svolgere questa visita, che vuole sottolineare la grande amicizia e collaborazione tra Giordania e Italia. L'Italia ritiene individua nel Regno Hascemita di Giordania un interlocutore fondamentale per il Medio Oriente, condividendo l'approccio di dialogo, di ricerca di pace che è sempre stato sviluppato dal sovrano e dal suo governo, e condividendo con grande considerazione e ammirazione l'impegno di Re Abdullah in questa direzione, in una regione come il Medio Oriente che è attraversata da tensioni. La voce di Re Abdullah è sempre stata per noi un riferimento di equilibrio, di saggezza, di indicazione di buona strada. Noi possiamo oggi parlare molto della nostra possibilità, della collaborazione che è già eccellente in tanti settori, ma possiamo approfondirla in alcuni settori in particolare per rendere ancora più elevato il nostro livello di collaborazione sul piano politico, economico e culturale. La ringrazio. General Secretary of the President of the Republic.